Ciao ragazzacci miei e bentornati sul mio canale dalle stalle alle stelle, cioè dall'Italia alla Romania. Per chi non mi conoscesse, io sono Paoletto, per chi mi conosce lo sa chi sono. Scusate che interrompo, però guardate qua intanto per rimanere nel tema come costruiscono. Allucinante, tutta zona nuova, tiè il guardiano con 1500 lei al mese, poveraccio. Comunque vi dicevo ragazzacci miei, oggi come vi avevo promesso andiamo a fare la spesa e vediamo quanto costa la spesa in Romania. Quindi qui ci stanno vari supermercati, insomma, tipo l'Ocean, c'è il Carrefour, c'è il Lidl, c'è il Kaufland, il Penny Black e poi c'è l'ultimo, il più caro, Mega Image, che andiamo sempre perché sta pizzato da tutte le parti, cioè sta in poche parole sotto a tutti i palazzi. Oggi pure splendida giornata di sole. Ovviamente compreremo quello che ci passa, quello che vogliamo, e vi farò vedere. Noi di solito andiamo da Ocean, questo qua che c'è comodo perché quando andiamo al paese qui c'è pure Jumbo, le cose per i ragazzini, e vediamo cosa compreremo, vediamo, poi vi farò vedere lo scontrino, la lista, insomma, e tutte queste cose qua, va bene? Di modo che vediate anche voi che insomma non è proprio a gratis, costa un po' per vivere qui. Magari uno se pensa, dice, vado Romagna, risparmio, sì, risparmi sui servizi e sulle cose, ma sul cibo non è che c'è tanto da risparmiare. Comunque siamo arrivati ragazzacci miei, guardate regà come tutto in ordine, la pulizia e tutte le cose, e questo è tipo il supermercato dei paesi. Tanto mi sa che manco serve il certificato verde, e qui in Romania qui serve il certificato verde e qui non serve. Guardate qui che fanno la pubblicità con le palazzine in miniatura, no? Per bene, andiamo, dai. Tutti quelle, fai vedere anche quella. Ah, sì, ok, ecco la sporcizia, qualcuno che lascia le sigarette, lo scontrino, giustamente gli scontrini perché Giorgiana... Lo butto? Allora? Ok, queste sono cose che le danno fastidio perché è molto pulita la mia ragazza, dovete sapere, ok? Quindi questi, mettiamo dentro. Iniziamo, 1 euro 20 centesimi. I semi questi qua l'abbiamo presi, e poi qua ci stanno altri. Abbiamo preso anche questo, 1 euro, quindi 20 centesimi. Prendiamo un mop, 5 lei, 1 euro. Da 2 kg, pari a 5 euro. Ok, poi prendiamo sempre Zeva, questa qua la carta igienica, 2, una per noi, una per i genitori, questo qua. Con i fiori, 7,60 lei, 1,50 euro. Prendiamo pure un boccione del liquido, questo qua per i vetri, 3,50 euro. Poi questo per il gatto è da 50 lei, quindi da 10 euro l'hanno fatto 85. Quindi che facciamo andare? Devi guardare? Guardiamo. Vabbè, ora io voglio prendere questo, solo uno, e poi un po' di questi qua. Di solito li prendiamo quelli da 1,50, no amore? Questi qua, questi qua. Poi io che mi faccio la doccia col Capitan Old Space, 11,90, 400 litri. Il Ted, 20 centesimi l'uno. Poi la polenta, regà, 1,10 euro, mezzo, un chilo di polenta, un chilo di riso, 7 lei, 1,40 euro, 22 lei, ci avete il, il meno 50%, cioè ne prendete due, in poche parole, da 400 grammi. Berceni, Bosciania. Adesso vai con la farina, ragazzi. Come no? La farina mi sa che abbiamo un sacco. Pacco qua che forse te fa il gosh cosa. Ok, allora, lo zucchero, ragazzi, mi filmi so che lo prendo, grazie. Ragazzi. Quindi sono 70 centesimi?
70 centesimi al chilo. Farina Bonassa 70-80 centesimi. €3,50. Yogurt. Vediamo il latte quanto costa, perché è importante. 80 centesimi, se no 1,10 euro, dipende insomma che scegliete, ok? Banane 1,30 euro. Insomma manco Chiquita nel senso. Limoni dalla Turchia 1 euro. Baguette ragazzi, 1,75 euro, stiamo a parlare di 65 centesimi. Così. Prima mi ricordo stavano pure a 1 euro quando sei arrivato in Romania. Stiamo a parlare di 4 anni fa però. Poi ragazzacci miei, abbiamo le pere dall'Italia, Abate 2,50 euro, le pere dalla Turchia 7,50 euro. Qui anche le pere Lucas della Polonia, mere Jonah Gold dalla Romania, un po' è, e ancora mere Granny Smith dall'Italia. Ma ragazzi, se vedete questa tranquillità e questa pace, ovviamente è perché è lunedì, per quello non c'è nessuno, se no è pieno comunque sia, no? Ok, chi è la signora con l'alberello, si è comprata pure, pianta un po' di Maria qua, in Romania non c'è, oddio, io perché non me ne interesso, che non fumo le canne, però comunque è una cosa che non ho visto insomma, e non si usa tanto in Romania, le droghe, queste cose qua, è un cerchio molto ristretto, non è come in Italia ad ogni angolo vedi quello che si fuma la canna o queste cose qua. Anzi, posso dire che mai sentita e mai vista veramente. Ah, bello, perché oggi posso farvi io tranquillo, senza gente, senza cose. Quindi qui abbiamo le casse normali, vabbè, potete riprendere la mia ragazza. E lì abbiamo le casse che vai, scagni e poi paghi alla cassa da solo, però. Quella che fa la roba che c'è. Ah, il caffè per tua madre? Hai visto? Meno male che quella vado a prendere? Vai. Il caffè per mia suocera, come mi posso dimenticare il caffè per mia suocera che mi fa tutto quel cibo, grazie a lei che so vivo e in carne, se no ero già morto. Dai, prendiamo un bel malloppo di Jacobs, eccolo qua, questo qui bello bello da mezzo chilo, 25 lei, 6 euro e passa la paura. Dai, andiamo, vedete le casse quelle lì che vi dicevo? Qui scannano e poi pagano a quelle casse lì. No, eccolo regalo. Fanno tutta la spesa. Stiamo carichi. Ed eccolo qua ragazzi. Quindi andiamo fuori. Allora, niente, qui si costruisce, guardate che bel cielo. Mamma che cielo ragazzi. Che spettacolo. Vabbè, qui l'autostrada, ve l'ho detto mi sa 10.000 volte, Bucarest Craiova. Comunque la cosa che vi volevo dire molto importante, che sto troppo incazzato regà, stavo a passare prima lì per Berceni, no? Che è la via che volevo, però lì fanno l'autostrada, fanno tipo il ponte e con l'autostrada, cioè vabbè, il raccordo, stanno rinnovando tutto coi ponti, stanno costruendo, c'era una fila allucinante del lunedì per i lavori, ho preso, mi sono girato e sto a rifare la strada nostra, però comunque sempre trafficato. Questo che significa? Che insomma il traffico il pomeriggio, io perché ormai sono abituato da 3 anni che sto a casa fino alle 22, non esco, esco solo il weekend ed è più tranquillo, però il traffico ci sta, è da di sta cosa, perché magari tutte le cose le faccio belle, le dico tutto figo, tutto bello, ma il traffico c'è anche qui. Guardate che tramonto che c'è oggi, non so se lo vedete. Che spettacolo, ti è? Che tramonto oggi. Comunque,
fatemi scaricare roba, cioè guardate la pace, cioè io vengo qua a 20 km, una pace solo io, comunque andiamo sta roba, andiamo. Alla fine io torno, eccomi a sola, c'era Sarumuna Maria, io vengo qua e mi so c'era che fa subito, già la versa pronta. Tiè, che spettacolo. Ragazzacci miei, vi faccio il conto qua perché è arrivata la sera, comunque sia. Avete visto quello che abbiamo preso, no? Giusto per farvi fare uno scroll veloce qua. Allora, ci abbiamo quindi il formaggio, le cose, la farina, insomma un po' di tutto. Ve lo faccio così veloce, così almeno vi rendete conto di quello che costa e quello che è. Ok, Teddy, queste cose qua, va bene. Poi qua ci abbiamo altre cose, insomma, miau miau per il gatto, tante cose. Ariel, queste cose qua, 22, quello da 4 kg, mi sa. Vabbè, insomma, il totale, quello che avete visto, 469 lei, dovete far diviso 5, ok? Questo è, ragazzacci miei, ditemi voi se è tanto, se è poco. Costa pure qua, non è che... Ok? Ah. Ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti.